Piacere, io sono la responsabile amministrativa. La ditta Girolamo e Figli. Molto piacere. Io sono Però sono, insomma, sul preventivo i vostri nomi. Figli di stanza, però voglio dire, no. Titolare. No, è chiaro, poi la fiducia si ripone in alcuni soggetti. No, io voglio dire, partiamo dal presupposto che il tunnel sotto lo stretto di Messina si deve fare. È chiaro? No, abbiamo dato il preventivo. Sì, il preventivo. No, però, scusate, io sono sorpresa da una realtà. Sono arrivato a preventivo da tutte le parti del mondo, dal Giappone, dall'Olanda, dal Belgio, persino dalla Spagna. Oh, guarda, è una cosa... A certe volte bisogna anche favorire, diciamo, gli italiani. Eh beh, è chiaro, non sembra un discorso patriottico. Io sono il fratello d'Italia, per me da mattina mi sveglio a quel suono. Però sono incuriosita dal fatto che questi preventivi parlo, scusate, c'è la frutta che sa gomma, scusate. No, è solo un vizio che la fa. E lo so, il vizio, lasciatela a casa, amore. Ma per favore, un po' di comprensione. Non vi dico, non vi conto, 850 milioni di euro, 750 milioni, 600 milioni, 900 milioni di euro. Finta, roba di miliardi, certo. Non è che io mi opponga all'idea, perché comunque costruire un tunnel sotto lo stretto dalla Calabria alla Sicilia è costoso. Sì, quindi, però la domanda sorge spontanea, come dice qualcuno. Come mai all'altra parte c'è quello vostro che parla di 50.000 euro? Appunto, siamo molto, diciamo, competitivi in questo. Competitivi. Che lanciamo noi proprio. Artigianali, la cosa. Soprattutto perché diciamo che... è un lavoro che facciamo soprattutto io e mio fratello, okay. In questo caso abbiamo proprio pensato come strutturare la tunnel. Ma voglio sapere, il tunnel dalla Calabria a Sicilia. Oh. Io partirei dalla Calabria, no? Inizio a scavare la Calabria. Vediamo Reggio Calabria oppure Villa San Giovanni, però dalla Calabria. Come dalla Calabria? Che? E mio fratello invece, è un discorso molto artigianale, mio fratello invece la prende dal porto. Dalla Sicilia. Abbiamo ribadito. E quindi io scavrò la parte, lui scavrò dall'altra. Fino a quando, diciamo, bene o male, a un certo punto ci troviamo. Ci incontriamo, ecco il tunnel. Ho capito. Facciamo un bel lavoro. Certo. No, io non metto in dubbio. La domanda, come dici sempre qualcuno, risorge spontanea. E se per caso non vi incontrate? Vabbè, in questo caso diciamo che avete due tunnel al prezzo di uno. Tipo proprio un pino. Però l'unica cosa è che uno lo possiamo fatturare, l'altro no, è almeno.